Le attività in corso da parte nostra prevedono adesso in questo momento l'intervento dei colleghi del nucleo investigativo antincendio, i quali sotto chiaramente il coordinamento della Procura di Milano stanno svolgendo i primi rilievi più importanti, fondamentali per capire esattamente quello che è accaduto e soprattutto per capire come questo incendio così da un certo punto di vista normale ha causato queste tre vittime, quindi come in questa maniera così massiva ha contribuito al decesso di queste tre povere persone. Stiamo parlando di un'attività davvero molto irrilevante, cioè una piccola attività, una piccola autofficina, potete vederla anche voi. Sicuramente quattro pneumatici in più non hanno contribuito in maniera così grave all'evento. Cioè erano dove dovevano essere? Non riteniamo che ci fossero delle sostanze particolarmente pericolose dai pneumatici e liquidi infiammabili. Stiamo valutandolo, però possiamo dire adesso che si tratta di una piccola autofficina che purtroppo però era sotto un condominio. Capire come dalle immagini che avete visto voi questo incendio è riuscito, per il tipo di materiale interessato dall'incendio, a coinvolgere in questa maniera così distruttiva l'edificio, dall'esterno e dall'interno. Parliamo di evoluzione anomala perché ci siamo resi conto, ripeto, dalle immagini che tutti noi abbiamo visto, che l'evoluzione in fiamme, quindi i prodotti della combustione, sono stati davvero molto violenti. Quindi questo ci lascia presupporre che sicuramente quello che è bruciato va valutato per quello che era, per come ha iniziato a bruciare, i tempi e sicuramente le fiamme che si sono sviluppate hanno contribuito molto. Quindi noi dobbiamo capire effettivamente che tipo di combustione c'è stata, che tipo di materiale può essere, e questo ci aiuterà a capire poi tutto il resto.